Sabato 29 giugno la comunità ucraina di Chiavari organizza un concerto all'Auditorium San Francesco di Chiavari a partire dalle 16:30. Allora, intanto cosa c'è in questo concerto? In questo concerto è prima cosa che arriva un cantante ucraino da Ucraina, da Ivano-Frankivsk, per dare un concerto a noi, anche a voi, a tutti i cittadini di Chiavari. Come mai avete deciso di organizzare questo concerto? Questa iniziativa abbiamo fatto per ringraziare tutti i cittadini chiavaresi, comune di Chiavari, anche tutti gli italiani, ospiti che sempre sono a fianco comunità ucraina, Chiavari, che aiutano a noi, che sono sempre stati al fianco e sostenuto il nostro popolo. Ci puoi raccontare brevemente che tipo di musica fa questo cantante che arriva? Canta musica più per i giovani, anche lui è giovane, si chiama Oleg Chiger, canta i canzoni sempre in lingua ucraina. Così vogliamo rappresentare un po' di nostra lingua e anche sue canzoni. Oltre al, diciamo, a questo concerto del cantante ucraino, ci saranno anche delle cose fatte dai bambini e dalle bambine, giusto? Saranno anche i nostri gruppi giovani, dei bambini, anche le loro mamme che si presentano a ballare, cantare, presentare cultura ucraina, canzoni ucraine. C'è il fatto di una ricorrenza che c'è in Ucraina il 28 giugno, che è il giorno dell'approvazione della Costituzione, il giorno dei giovani. Ci spieghi il significato di queste due ricorrenze? Per quel giorno anche vogliamo dare un rispetto ai giovani in Ucraina che adesso sono lì e proteggano anche la libertà e anche questa Costituzione di Ucraina. Vogliamo ringraziare anche loro e sostenerla.